succede questo? Ma lei prende tutta questa roba qua. E non era meglio l'eroina? Ma perché ce l'avete? Andiamo ragazzi, l'incendio è domato. Ma minchia. E adesso dove andrai? Mi vado a suicidare. Vengo anch'io. Adesso devo pensare solo a mia figlia. Questo? Massaggio plantare. E il bite. La notte di Grigno. Sei tu Corrado? Mi hai riconosciuto dal profilo di Car Together? No, dalla macchina di merda. Sono affetto da sindrome d'Asperger. Da me tutti mi chiamano il genio. Il genio. Penso una porta aerea jumbo jet. Ho capito che non sta bene, però. E che per via della sindrome dice sempre la verità. Quindi? Io sempre sono come una cogliona di merda. Che cazzo le imparate queste parole? Ma porca troia. Non ne deve rimanere uno vivo. Non è che c'è il ciclo. Perché per voi uomini, se una donna si incazza, c'è il ciclo? Mi vedrai con il ciclo. Ti dico solo questo. Documento. Ti tolgo gli occhiali. È un tic nervoso. Peccato. Un giorno tornerà di nuovo ancora il sole. Sai che sembri un bronzo filiace? Ti riferisci al fisico? No, alla ruggine. Guarda che tu mi vedi così, ma dentro di me si nasconde l'essere più fine, sensibile e aggraziato che esista al mondo. Minchia, come si nasconde bene. Ciao a tutti, oggi ho qualche aggiornamento su alcuni film italiani che vedremo al cinema quest'anno, a partire dal nuovo lavoro di Paolo Sorrentino, Loro, un film, vi ricordo, biografico, incentrato su Silvio Berlusconi e sceneggiato con Umberto Contarello. Nel cast ci saranno Riccardo Scamarcio, Chiara Iezzi, Elena Sofia Ricci, Ricky Memphis e Roberto Erlizca. Mentre Berlusconi ovviamente sarà interpretato dal fidato Tony Servillo. Matteo Garrone, invece, accantonato temporaneamente il progetto su Pinocchio di Collodi, si sta dedicando alla post-produzione di Dogman, che racconterà uno dei più efferati omicidi di Roma, avvenuto nei dintorni della Magliana. Questo brutto fatto di cronaca, datato 20 febbraio 1988, vide Pietro De Negri, detto Ercanaro, torturare barbaramente e uccidere il tossico ed ex pugile Giancarlo Ricci, in passato suo complice in una rapina. Nel cast di questo western urbano vedremo Edoardo Pesce, Nunzia Schiano e Gianluca Gobbi. Non so ancora darvi una data di uscita al momento, ma vi saprò dire presto. Quindi iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi news e aggiornamenti. Ciao da Valeria!